Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferir, o se preferite Meloki. Proseguiamo la nostra avventura in Final Fantasy XV in questo rant play full spoiler in cui vivremo insieme una sorta di modalità storia, visto che andremo dritti spediti ignorando completamente qualsiasi tipo di questa secondaria, dedicandoci soltanto alla trama. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo che è altamente consigliato seguire questa serie fin dal primo episodio, comunque con un certo ordine, salve zoccolette, e un certo ordine proprio perché non voglio ripetermi, darò per scontato che voi sappiate le cose che ho già detto, farò riferimenti a discussioni già fatte senza ripeterle appunto, e appunto, come ho già detto, ci saranno spoiler, quindi se non conoscete il gioco, se non volete giocarlo, non volete rovinarvi la sorpresa, quindi non avete idea di tutto quanto, parlerò sopra i dialoghi molto spesso, quindi eccetera eccetera eccetera. Proseguiamo con la trama. What's wrong? Appunto. I let you down. I never made it to Kaiam. The Empire came. È arrivato l'impero mentre non c'eravate. A me sembra tutto a posto. Non mi pare che ci siano orribili. Sono arrivati e hanno ucciso Jared. Molte persone. Jared, chi cazzo è Jared? C'è, ragazzi, hanno messo il flashback per farvi capire chi è Jared, capite? È talmente inutile come personaggio che vi hanno messo il flashback per farvi ricordare chi è. Qui Noctis esprime più dolore di quanto ne è espresso con la morte del padre. Quindi praticamente l'impero cattivissimo è entrato in città per cercare Noctis, sotto l'ordine di non si sa chi, perché di certo non di Ardyn, probabilmente neanche di Ravus. È arrivato così in silenzio, senza prendere prigionieri, senza spaccare nulla, senza magari dico mi metti la sala d'ingresso dell'hotel. No, sono arrivati. Dov'è il principe? Non c'è. Pa! Hanno ammazzato il nonno. Fine. E poi se ne sono andati. È l'impero cattivo più triste che abbia mai visto. Cioè, si mettono a uccidere vecchietti. Non hanno rapito il bambino. Non hanno stuprato Iris. Non l'hanno rapita. Non hanno spaccato niente. Non hanno dato fuoco all'albergo. No. Ok, hanno ucciso quel tizio e basta. Non possiamo stare qui e far niente! Dobbiamo andare a Kaim e stare lì e non fare niente! Vabbè, sì, dai, per favore, non ce la fai a... Noctis, sì, capisco, io no, perché non trasmetti emozioni, ti prego, dai. Io non so, ragazzi, questa scena dovrebbe essere triste, ma... Se hanno messo il flashback per farvi vedere chi è Jared, significa proprio che non si capisce chi è Jared, cioè davvero. Ah, caccia gentiana, carino, peccato non stiano facendo i commenti. Quanto sei fico! Questa me la salvo, anche se ce l'ho già... No, non me la salvo, dai. Vabbè, sono tutte di Innis poi. Qua c'è, vabbè. Pronto, che non si sa chi gliel'ha fatta. Ma sì, ma giustamente, no? Ma sì, la foto a Ravus. Vabbè. Che poi, infatti, Ravus in Kingsglaive è un figo. Ah, vabbè, qua ci sarà un flashback del trailer Omen. CG, io non so se... Vabbè, sì, la tengo. Ma sì, tanto non è una cosa filmica. Cioè, il trailer Omen, già dal nome, doveva fare capire che non era un semplice incubo di Noctis, ma doveva avere un significato, era una sorta di premonizione, perché in teoria Noctis, in quanto prescelto del cristallo, è legato al cristallo e ha anche per questo dei motivi di insonnia, proprio perché quando dorme, qui perde i poteri. Ma quando perde i poteri, la scena, la fase di gioco in cui perde i poteri non è così figa. Tutto questo doveva essere simbolico, non c'è nessun senso in questa cosa, sono tutte minchiate, tutte minchiate. Questo cane che non c'è nel gioco, non si vede mai, è tutto fico, ma non ha senso, è tutto cat content, è solo un incubo del cazzo, non ha nessun valore all'interno del gioco terminato. Poi io vi vorrei far vedere lì, cioè, i quadri sono uguali, ci sono quei due quadri orizzontali in alto che sono uguali, non si sono neanche sprecati il culo per cambiare il colore del quadro, cioè. Io non voglio essere polemica, però cazzo, almeno i quadri. Ho capito che mi hai fatto gli NPC clonati, ma ti pesava così tanto il culo a fare due quadri diversi? Cioè, sono cavolate, lo so che sono cavolate, ma sono la dimostrazione
che i dettagli in questo gioco ci sono per certe cose, ma la stragrande maggioranza della roba è affanculo, cioè è totalmente a caso. Comunque, beh, è morto Jared, minuto di silenzio per la morte di questo personaggio fondamentale, davvero. Cioè, fra lui e Ravus non so chi dei due è più importante, davvero. Cioè, almeno Ravus. No, non è vero, neanche in Kingslayer serve un cazzo Ravus. Ma perché Ravus doveva essere sviluppato dopo? Se già Ravus è inutile nel film, e nel film è meglio che nel gioco, capite quanto è inutile nel gioco? Diversi giorni dopo. I buchi, santo cielo. Sono rimasti lì! Cioè, capite che c'è l'impero? Io poi non mi devo incazzare! Ci sono arrivati gli imperiali per cercare il principe, non l'hanno trovato, hanno ammazzato il nonno! Qui non gliene frega un cazzo a nessuno, non hanno neanche fatto bordello a caso! E adesso? Ah, vabbè! Andiamo ad Altiscia! Prima di Arkheim, per poi prendere la barca per andare ad Altisce, siamo rimasti giorni qui con l'impero che era arrivato sotto ordine di non si sa chi per uccidere il principe. Ma vi rendete conto della merda? Poi uno non si deve incazzare. Non devo gridare, è anche tardi. Oh, sì, andiamo. D'accordo, veramente, poi non mi devo incazzare. D'accordo, andiamo, andiamo, per favore, andiamo. Veramente. Oh. Tra l'altro, recentemente sono uscite delle news sul multiplayer, sulla coop multiplayer. Ne avevamo già discusso, il fatto che io spero che non siano soltanto delle cacce a tempo di merda, ma che ci sia qualcosa di più emozionante, magari dei dungeon che non siano uguali a tutti gli altri dungeon, dei mostri nuovi, magari uno o due mostri nuovi, magari Cerbero che non ci sono nel gioco, perché non si sa. Sì, vabbè, vari discorsi di merda non ascoltiamoli nemmeno perché magari dico un po' di dramma, dovrebbe esserci, no, non c'è un cazzo, parlano della macchina. Santo cielo, Gladdi, santo cielo, parlano della merda. Comunque, non mi devo arrabbiare, non mi devo arrabbiare, non mi devo arrabbiare, non mi devo arrabbiare. Abbasso pure il volume. Non voglio sentire queste stronzate. Oh, perché le macchine di città sono una merda, sono le macchine dei poveri. Questa macchina sì che è fica, per favore, che c'è la guerra. Comunque, sono confermati come personaggi giocabili Core, Iris e Aranea. Direi anche grazie al cazzo, visto che comunque erano già stati fatti. Nel senso che sia Core che Iris che Aranea sono dei personaggi che temporaneamente entrano a far parte del party del gioco. Quindi, ragazzi, sinceramente non hanno aggiunto proprio una merda. Io spero che mettano altro. Per esempio, si ventila l'idea che ci sia Luna. E sarebbe carino, solo che a questo punto, visto che mi metti anche personaggi che sono morti di trama, visto che è coop, cioè non c'entra niente la trama, esattamente come Metal Gear Online, anche se offensivo paragonare le due cose, proprio perché non c'entra niente la trama, ed è soltanto. Ma vi rendete conto delle minchiate di cui stanno parlando? Cioè, questa potrebbe essere un'occasione per parlare di cose importanti. Lasciamo perdere, non li guardo neanche i sottotitoli perché mi incazzo, sto parlando senza guardare. Però appunto, visto che hai messo solo personaggi positivi, ma mettimi Hardin, mettimi Verstel. Cioè, Verstel secondo me di gameplay sarebbe fichissimo. Magari usa le Magitek, le evoca, usa le pistole. Magari è lento perché è anziano, però magari ha dei trucchetti. Sarebbe stato fichissimo. Ah sì, ah scusate, dimenticavo questa parte bellissima del gioco. Me l'ero dimenticata per quanto è importante. Oh, guardate, c'è un'aeronave cazzutissima che sta andando su una base cazzutissima. Ah, ma saranno gli stronzi che hanno ucciso Jared e hanno fatto quel terribile bordello in città. Cioè, niente. Ma già che ci siamo, andiamo a vendicarci. Giustamente! Perché la priorità nella vita! Poi io non mi devo incazzare! Ma veramente! Il principe salvatore del mondo che si infila nelle basi nemiche per rompere i coglioni! Cor, che cazzo sta facendo? Terror d'occhio Nif! Non stai facendo una merda, Cor! Non sta facendo nulla! Sta facendo più il principe con i suoi amichetti di tenda che il Cor con la ribellione! Ma veramente! Non mi devo incazzare. Non mi devo incazzare. Ah, guardate, c'è la base militare! Entriamoci!
E nessuno dice nulla! Come se fosse normale! Non è normale! Vabbè. Cercano di mettere il dramma, ma puoi anche farmi il gioco cazzerello, chi se ne frega, piripipiripò, ammazziamo tutti. Ma allora fammelo piripipiripò, non cercare di commuovermi con la morte di NPC di cui non so un cazzo. Per poi... Ma la cosa realistica, no, perché l'impero è cattivo, perché ha ucciso Jared. Poi entrano dentro le basi imperiali senza motivo, perché almeno prima c'era un motivo. Per quanto di merda, recuperiamo la macchina. E ora no. Vendetta. Di cosa vendetta? Eh sì, sono preoccupata per Iris. Lei è fica, però sono preoccupato. Quindi molliamola da sola in città, senza sapere che potrebbero esserci degli imperiali infiltrati che sanno perfettamente del nostro arrivo e magari l'ammazzano. Molliamola in città per entrare in una base nemica. Cazzo. Ma ci credo che il Chocobo non vuole entrare. Che lui è più intelligente di sti quattro minchioni messi insieme. Non mi devo arrabbiare. Ma sì, ma guarda, salutali, già che ci sei. Io veramente, non... Io pretendo che ci sia qualcuno dei quattro cretini che continuano a mettere dislike a questi video, che mi spieghi perché mettono il dislike. Ditemelo, non vi piace la mia voce o sto sbagliando qualcosa? Ditemi il motivo. Ci sono delle spiegazioni per quello che sta succedendo? Delle spiegazioni che ignoro? Dell'evidenza? Tipo, ah, ma Ferrir, non hai proprio capito un cazzo. Hai giocato quel gioco quattro volte, hai visto il film quattro volte, hai visto l'anime una volta, ma non hai proprio capito l'ovvio. Perché loro entrano in questa base per questo motivo. Ditemi il motivo, come io voglio capire dove caspita devo andare. Dove devo entrare, sta base di merda? Dov'è l'ingresso di sto schifo? Veramente, non mi devo incazzare. Forse più avanti, sì, mi pare che più avanti. Eppure sera, è tardi, io sto gridando e avevo detto che non dovevo arrabbiarmi fino a Leviathan. Cazzo, pollo di merda, cammina. Oh, affanculo. Affanculo. No, ma entriamo nelle basi nemiche. Così per vendicare i vecchi. Che veramente ci sono teppisti nel mondo che sono molto più cattivi di questo impero. Che fanno cose molto più cattive ai cani. Questi sono arrivati, boh, e hanno ammazzato un tizio a caso. Dov'è il principe? Non lo so, pa! Oh, è così terribile! Sono così dispiaciuta, ho così tanta paura! Restano per giorni nello stesso posto! Perché sono terrorizzati, dobbiamo andarcene da qui! E restano per giorni là. Ah, vabbè, ma quasi quasi, vabbè, ora sì, andiamo adesso, con calma. Sì, lo so, perché Sid... I nostri incontri col cancelliere sembrano qualcosa di più che casuali. Io... Vabbè. Secondo loro è ancora casualità. Da dove cazzo si entra? Mi sono persa. Datemi l'ingresso, vi prego. Ma anche questa cosa di mappa. Quanto può essere un dito nel culo? Evidentemente ho sbagliato strada. Non si entrerà da qui. Col cacchio che si entra da qui. Spero che sia almeno una moneta rara. Sto cazzo, vabbè. Sono volgare, lo so. Vabbè, facciamo una cosa, proprio perché non mi va neanche di continuare a lamentarmi. Taglio di 3 secondi e ci vediamo dal lato giù, dall'ingresso. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora, posto che già in una caserma dell'esercito italiano, che di certo non è l'esercito migliore del mondo, saremmo già stati individuati e minacciati. Ok, specialmente in una condizione di guerra. Io non so quanto può essere triste questa cosa che stiamo facendo. Sono quattro cretini che stanno bullizzando una caserma solo per rompere le palle. Così, senza motivo. Ah, comunque c'è stato un dialogo mentre appunto non parlavo, in cui chiedevano che fine avesse fatto prima, che è l'altro cane oltre a Umbra.
No, hanno detto semplicemente: ah, non c'è, perché probabilmente sta viaggiando con Luna. Peccato che non è vero, perché non c'è neanche con Luna. Quel cane non si vede. Però, d'accordo, erano, almeno hanno, si sono resi conto che effettivamente quel cane non si vede. Il che non rende migliore la situazione, perché a quel punto lo togli, perché l'unica volta che si vede nelle cutscene è nei caricamenti. Quindi ok, non è neanche detto che si veda. Cioè, a questo punto, le descrizioni che sono nei caricamenti, mettimele in una cacchio di codex leggibile in qualsiasi momento. Non puoi mettermi le informazioni, perché ci sono informazioni nella guida, informazioni nella guida Collector's Edition, informazioni nell'artbook, informazioni nell'Ultimania, tutte informazioni che spesso costano persino tra loro. Che cos'è, una caccia al tesoro? O è solo una triste scusa per farmi spendere un sacco di soldi e comprare 20 versioni diverse della stessa storia, perché non lo sanno anche loro come scrivere? Ah, non mi devo arrabbiare. Sì, yep. No, vabbè, tranquilli, stiamo facendo una cosa normalissima. Tanto ormai è il loro hobby. Tra una trombata e l'altra in tenda, veramente, entrano nelle basi militari. Così, troviamo il comandante della base e prendiamolo in custodia. Boh, io non... Prompto and Gladio will generate a diversion. Poi quanto è bello invece, guardate là, guardate là. Quello potrebbe essere un quadro, se togliete Prompto, potrebbe essere un quadro. Sì. Queste cose, queste missioni sono così tanto filler, sono così palesemente filler per allungare il brodo. Non avevano idea di cosa mettere perché mancava la trama. Mettiamo minchiate. Questa cosa potevano non farla. E vi dico anche il motivo. Adesso il nostro scopo sarà catturare Caligo. Probabilmente faremo anche game over, perché io non mi ricordo la strada stealth per catturare Caligo, ok? Caligo. Catturare Caligo. Vedremo passo passo il piano geniale catturare Caligo. Oltre ad essere il personaggio col mock-up più brutto del gioco. Come cazzo cammina? Caligo era l'uomo che abusava di Luna da piccola, nei trailer. Era un personaggio importante, era un personaggio disgustoso, doveva trasmettere schifo, disprezzo. Non è nessuno, lo vedrete solo qui. Non serve a niente, solo a questa missione, per poi sparire off screen e riapparire in una missione opzionale per completare la regalia. Fine! Riapparire senza senso, senza senso, perché in teoria è stato rapito da noi. In teoria, qua noi adesso lo rapiremo. Ok? Il cancelliere ha mandato Aranea a controllarlo. Perché? Ma Aranea non dovrebbe essere parte dell'esercito. Cioè, Ardine, glielo faremo dire, lo dirà. Io non ho poteri militari. Non ha senso che manda un mercenario dell'esercito a controllarlo. Controllarlo. Perché? Per quale motivo dovrebbe controllarlo? Warp kill di chi, poi? Vorrei capire. Warp kill. Sicuro farò almeno un game over, comunque, ve lo dico prima, eh. Io sono sicura che non funziona. Scommettiamo che non funziona? Ah no, funziona. Ok. Ok, meglio, figo. Perfetto. Hollow words from the mind behind the Magitek movement. Vabbè, discorsi che in teoria dovrebbero essere cose interessanti, ma di fatto non lo sono. Proprio perché non. Cioè, non c'è una base di nulla. Non c'è niente. Poi, appunto, Caligo che viene rapito. Perché poi Ignis, adesso lo vedrete. Noi abbiamo Caligo. E Ignis chiama Kor, che si teletrasporta per venirlo a prendere. Fine. Caligo sparisce. Finito. Finito. Te non... No, merda! Ho sbagliato. Ah, non se ne è accorto. Perfetto. Io così. Mi sono cacata sotto perché questa parte io spero di riuscire a farla senza rotture di palle. Speriamo bene. Perché veramente... Non ho idea della strada. Spero che sia quella giusta, ma mi sembra di sì. Devo soltanto teletrasportarmi così. Tra l'altro, da solo, perché ovviamente i miei compagni non possono seguirmi. Ma che
Ma neanche una spia della ribellione, cazzo, ma neanche Close Strife pagato farebbe una cosa del genere. Vabbè, il principe, così, per ripicca, per ripicca, perché non c'è un motivo, per ripicca. D'accordo, d'accordo. Rischiare la vita, per ripicca. Perché gli hanno ammazzato l'NPC, l'NPC inutile. Io boh, non dico niente, io boh. Questo, cioè il mock-up di questo personaggio, santo cielo, non è mock-upato, è chiaramente un'animazione di merda che hanno messo così. Doveva essere doveva traumatizzare Luna, doveva essere un personaggio importantissimo. Invece no, non è niente, non è nulla, è un merdone inutile. Che è ancora più inutile. No, 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 shh. A posto. Ho sbagliato tasto. Perfetto, dai. Shh. Guardate quanto è brutto. Ecco, come sei abituato tu. A posto. Ok. Ok, arriva Ignis, non nulla. A posto. Sei stato figo, Noctis. Roba che esplode. Avevano un io... Questa missione... Noctis sta camminando da solo, ok. Sono spariti. Questa missione. Cosa non è questa missione? Veramente. Così. Totalmente nonsense. Proprio altro che Sharknado. Veramente. Così. Giusto perché... Ah, ma cazzo, ma in questo gioco non ci sono abbastanza scene d'azione, eh? Ma mettiamo il principe che spacca il culo all'impero, così sembra che c'è la guerra. No. Questa non è guerra. Mi sono anche perso. Uè! I grandi sistemi. Ah no, questo non lo posso aprire. Attenzione, questo non lo posso aprire. Questa è la base figa, quella col sistema di sicurezza figo che non posso sfondare. Allora passo da qua. Questo è aperto. Giustamente. Suonato l'allarme. Oh, guardate, un altro boss uguale al boss degli altri due boss dell'episodio scorso. Ma non mi dire. Si è buggato? No, di solito si buggano questi quando saltano. Peccato, mi sarebbe piaciuto far vedere pure che si buggava. Shoto. Perfetto. Io non vorrei, ma magari qualche soldatino io l'avrei messo, sai. Vai. Protetto enormemente, cioè un generatore dell'intero sistema di alimentazione del potere della base, così. Ok. Ho fatto sì che i cacciatori prendessero carico. Come hai fatto? Come li hai fatti entrare all'interno della caserma? Come hanno fatto a prenderlo? Non ha senso. Senza considerare, appunto, vi ripeto che, ecco, questo è l'altro pezzo, che se noi, ed è opzionale, entriamo nella terza base, troveremo sia Caligo che Loki, che ci attaccheranno. Così, ci attaccheranno. Tra l'altro, in teoria, Ardyn ha mandato Aranea per attaccare Noctis, in teoria, non per controllare Caligo. Quest'altro personaggio che potrebbe essere fichissimo. Così. Beh, Aranea, a me dispiace, ma io sono a livello 99, quindi penso che fare una fine orribile senza neanche che te ne accorgi. Aranea, sei molto molto figa, te lo devo dire, devo ammettere. Vorrei vedere, però non so dove sono, non so perché ha fatto quell'attacco lì non colpendo nessuno. Era solo per mostrare che sta a fare i salti, figo. Wow, combattimento aereo scriptatissimo, ovviamente, però fico, fichissimo. E poi, dai, comunque, premi triangolo, così e basta, cioè non è un vero scontro, è solo scriptato, ma figo, ma ce ne fossero di più!
ce ne fossero di più cose scriptate in questo gioco, fighe. No, Aranea, sei morta, dai. Dai, Aranea. Dai, Aranea. Dai, Aranea. Aranea? Aranea, sei senza HP. Lo sai che sei senza HP? Te ne sei accorta che sei senza HP? Sì? Ok. No, questo è perfetto. Ancora non... Perché evidentemente la, non puoi saltare questa fase, quindi deve... Anche se senza HP devi uccidere con quei soldati. A posto. E poi? Oh, è già quell'ora. Quale ora? Di andarsene. Scusate, non lavoro fuori dall'orario. Ma potrei, ma non ci sarebbe un singolo Jill per me. Io spero che voi vi rendiate conto che questa cosa non ha senso, perché se sei un mercenario non lavori a ore, ti hanno dato una missione, dovevi uccidere... Non è vero, lo dovevo uccidere, ma dico, dovevi combattere contro il principe. No, non è, è finito l'orario. Che cazzo di giustificazione è? Poi non mi devo incazzare. E adesso... Ah, cazzo, abbiamo lasciato Iris sola tutto il giorno. Io non mi... No, 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 ragazzi, non mi devo incazzare, devo stare tranquilla. Ora, tutta questa sezione di gioco, se non ci fosse stata e si fosse andati direttamente, io me l'ero scordata, pensate un po', e fossimo andati direttamente con Iris, a livello di trama, cosa sarebbe cambiato? Niente. E noi stiamo facendo la modalità storia, stiamo facendo la trama, non stiamo facendo la missione, perché sai, camminando nel mondo sei sbloccata quella mappa. No. Lei tranquilla, sono a due passi dall'impero, ma poi questo impero, no? Perché non c'è un singolo soldato di merda che pattuglia nelle città? Perché sa, magari stanno cercando il principe, dovrebbe esserci qualche guardia, qualche magitech, non tutte solo sulle aeronavi. No, no, non c'è nessuno. Dov'è la minaccia imperiale? Dov'è la tette? Dov'è la minaccia imperiale in questo gioco? Non c'è! Non ci sono! Non c'è l'esercito! Non ci sono gli imperiali in giro! Cazzo, ci sono più soldati durante in Italia, quando ci sono le missioni di strade sicure. Neanche so se esiste ancora la missione di strade sicure, se l'hanno sospesa. No, vabbè, no. Ci la salutiamo, perché sennò facciamo troppo tardi. Sì, evitiamo, discutiamo, durata fin troppo questa merda e voglio tranquillizzarmi. Comunque, che dirvi, a me dispiace se vi sembra che io mi sia incazzata troppo, però vi garantisco che è soltanto rimanerci profondamente, ma profondamente male, proprio perché mi rendo conto di quanto facciano cacare certe cose. Voi vi rendete conto che la base imperiale è qua? Ok, che qua c'è l'Estallum, l'Old Estallum, che non ha senso che è Old Estallum, visto che l'Estallum è qua. Però vabbè, ah no, scusate, è qua. Vabbè, lì è l'Old Estallum, d'accordo? Teoricamente, quindi, se questo è Old Estallum e quella è l'Estallum, tutta questa è l'Estallum, in teoria funziona così, geograficamente, politicamente, delle cartine politiche, ma ok? C'è la base qua. Mi spiegate se c'è una cazzo di base qua, perché qui non c'è un soldato, uno, che sia uno. Cioè, perché questi stronzi, vi faccio, allora, con la mappa, queste merde hanno camminato per la strada fino ad arrivare qui, perché credevano che qui ci fosse il principe, ok? Non l'hanno trovato, hanno ucciso un vecchio, senza fare un danno, ma comunque, e poi sono tornati indietro. D'accordo? Ma comunque erano in missione per trovare il cazzo di principe. Mi spiegate perché non c'è nessuno qui, se sono arrivati fin qui? E potenzialmente sono... Cioè, queste sono cacchio di basi imperiali. Ora non ricordo dove è l'altra, sinceramente. Comunque, qua ci sono imperiali. Perché qua c'è Insomnia. Quindi, qua ci sono imperiali. Non lo so, sinceramente non ricordo appunto dove è l'altra base, però qua ci sono imperiali. Cioè, ci sono imperiali in
tutto il continente, d'accordo? D'accordo? Anche qua ci sono imperiali. Nel disco, dove cacchio è il disco che non me lo ricordo? Dovrebbe essere questo il disco, se non sbaglio. Sono ovunque, com'è possibile che non ne vediamo neanche uno? Comunque, io sono molto calma e tranquilla, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra, mi auguro di leggere tantissime spiegazioni su quello che abbiamo vissuto in questo episodio, spero che voi mi spiegate perché ho assistito a questo scempio mentale e non venite a dirmi è un videogioco, perché a questo punto mi fate capire che non avete giocato ai Metal Gear, non avete giocato ai The Witcher, non avete giocato ai Dragon Age, non avete giocato tantissimi videogiochi che a livello di trama e scrittura spaccano il culo ai film, va bene? A tantissimi film. Quindi non significa un videogioco, perché le persone che scrivono i videogiochi potenzialmente sono perfettamente in grado di scrivere un film, e anzi, sulla carta sono anche più bravi, perché devono gestire dei personaggi e una trama per molto più tempo, quindi hanno la possibilità e il dovere di renderli più profondi. D'accordo? Non è una giustificazione, è un gioco, non è vero! Non è vero, è un gioco, quindi può far cacare. E questo soprattutto è un Final Fantasy che si prende sul serio. Porca troia, Final Fantasy 9 con gli animaletti parlanti è più cattivo. Quando ci sono le evocazioni la gente muore. E muore male. E non c'è... Ah, hanno ucciso un vecchio! No! No! Odino, taglia a metà una città! Atomos distrugge una città e uccide centinaia, forse migliaia di persone. E non c'è dubbio che siano morti. D'accordo? Qui l'impero ha ucciso un NPC. È una merda. Però io spero che nei commenti possa leggere una spiegazione per tutto quello che ho visto. Continuando dall'inizio alla fine, proseguendo con Aranea Mercenaria. Oh, è finito l'orario di lavoro. Ma vaffanculo, cosa sei, una cassiera? Vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao!